Fai attenzione a chi non ti mette, quindi nei preventivi o non ti parla proprio di denti definitivi. Ricordati che molti spacciano il carico immediato come la soluzione a tutti i problemi. In realtà carico immediato significa solo mettere lo stesso giorno e l'intervento dei denti provvisori, ma che vanno sostituiti. Molti non ti mettono nel preventivo i denti definitivi, neanche te ne parlano dei denti definitivi, perché se no la spesa poi è troppo alta, il paziente alla fine scappa. Non è vietato non mettere i denti definitivi nel preventivo, ma io la ritengo una cosa non corretta, nel senso che bisogna sempre parlare al paziente, spiegare che quelli sono denti provvisori che poi vanno sostituiti con delle protesi definitive. Ok, questa che vedi qua a sinistra è una protesi provvisoria, questa che vedi qua a destra invece è una protesi definitiva, in questo caso in zirconio, oppure quest'altra, anche questa è una protesi in zirconio con la gengiva iperrealistica e che è avvitata sopra all'impianto sottoperiostale. Ricordati che i fori non coincidono mai con la posizione dei denti, i denti vanno messi dove vanno messi e i multi-unit vanno invece posizionati dove è rimasta la cresta ossea. Ok, questo è importante perché poi i multi-unit vengono posizionati dentro alla cresta ossea proprio per evitare che poi la gengiva si ritiri. Spero che questo video ti abbia chiarito un po' le idee.